Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, in giro in Malesia in moto. Sono arrivato in un punto bellissimo che si trova lungo la strada che da Kuching porta verso il mare nella zona più a nord. E a un certo punto mi sono proprio reso conto di essere immerso in un paesaggio veramente stupendo e ho detto, io poi c'ero già stato anche qua e non ho fatto nessun clip, mi sono detto faccio un clip ricordo innanzitutto per me stesso, in questo modo ogni tanto potrò rivivere qualche momento bellissimo. Guardate, sono le montagne. E l'ho fatto anche per voi che mi seguite da casa, così vi do un po' un'idea, una panoramica di un posto veramente eccezionale. Se avete la possibilità di viaggiare e non sapete dove andare, venite nel Borneo. Il Borneo malese è molto bello. Io adesso mi sto spostando, domani arriverò in Indonesia, continuerò il mio viaggio anche da lì, vi farò vedere diverse immagini. Comunque sono arrivato qua che era la stagione dei monsoni, lo è tuttora, piove veramente pochissimo, se piove piove di sera. Ecco, dinanzi a me io intravedo il mare, bellissimo, c'è una specie di insenatura. La temperatura rimane sulla media dei 27 gradi, scende di notte, può salire dalle 2 alle 3 ma non tantissimo, arriva al massimo 32 gradi possiamo dire, per cui è una temperatura veramente stupenda. Io prima di venire in questo posto lo avevo annoverato tra quei posti equatoriali torridi. Invece, diciamo, la temperatura dal mio punto di vista è ideale. Per la gente locale soffre tantissimo il posto, perché occorre dire che in realtà non sono autoctoni. La maggior parte delle persone qui sono di etnia cinese, di autoctoni ce ne sono poche, quel tipo di etnia lì soffre veramente tantissimo il caldo. Invece per me 26-27 gradi sono una temperatura mite, ideale. Qualche struttura ricettiva. Ecco, devo dire che qui ok, comincia ad esserci un po' di civiltà, però effettivamente viaggiando lungo la strada si trova veramente pochissimo di quello che è la presenza umana. Si trova, le strade sono belle, sono praticabilissime, come potete vedere, sono molto belle. Qua abbiamo la montagna. Eccoci qua, abbiamo un bellissimo paesaggio, che rimaniamo un po' in ombra, abbiamo la montagna che culmina. Bellissimo, abbiamo anche qualche stradina che porta in qualche resort turistico. Ecco, i resort turistici io li ho trovati solamente in questa zona qui e posso dire che il Sarawak l'ho visitato tutto, non è che c'è tantissimo di strutture ricettive, c'è veramente poco, anche di turismo non ce n'è proprio, escluso Kuching la città, negli altri posti non incontrate turisti, non c'è niente. Ci sono
dei bellissimi parchi pronti per accogliere i turisti, ma sono vuoti. Ecco, vi do un'inquadratura un po' qui del posto, la vegetazione. È un posto bello, guardate, se uno volesse scappare dall'Italia e cercare un posto dove vivere e con un clima veramente favorevole, questo posto qui a nord di Kuching è veramente bellissimo. Poi il clima, cioè non aspettatevi il clima tropicale, è migliore del clima tropicale. Io conosco benissimo i climi tropicali. Il clima tropicale c'è il picco di calura irresistibile molto lungo, qui è vero c'è umidità, ma questa barriera d'umidità filtra tantissimo il sole e crea quel microclima perfetto. Ok ragazzi, adesso il mio giro in moto continua, do un'accelerata, un colpo di gas e noi ci sentiamo alla prossima, ciao!